Sono Filippa Giari, sto cercando di scoprire i segreti della ricerca sul riso. L'Italia è il maggiore produttore del riso in Europa e fornisce più del 50% del fabbisogno europeo. Aumentare la produzione risicola è un primo passo per soddisfare queste esigenze. Il miglioramento genetico che si fa all'Interisi è tutto del tipo convenzionale. Cioè, per intenderci, nessuna ricerca OGM. La ricerca genetica si basa negli incroci, cioè interveniamo con un fenomeno naturale solo per creare la combinazione desiderata. Nella banca del germoplasma sono custodite e conservate più di 1500 varietà di riso, tutte le varietà introdotte, coltivate in Italia dal 1800 a oggi, che dal punto di vista genetico ha un valore inestimabile. Ogni 4, 5, 6 anni lo riprendiamo, lo coltiviamo per rinfrescare e mantenere viva la germinabilità, per essere inseriti e incrociati in qualsiasi momento della loro vita. La banca del germoplasma è una biblioteca viva del riso. Le varietà di riso che vengono poi trasferite in laboratorio per essere incrociate secondo i programmi di miglioramento genetico. Gli obiettivi sono tanti. Uno di questi è quello di aumentare anche la resistenza verso le malattie, verso gli erbicidi, verso le basse temperature o i sbalzi termici. Il riso è uno dei maggiori consumatori dell'acqua. Per coltivare un ettaro di riso occorre circa 20.000 metri cubi d'acqua. Il processo di selezione permetterebbe non solo il risparmio idrico in Italia, ma anche l'inserimento di queste varietà nei paesi dell'Africa dove c'è mancanza dell'acqua. Analisi è andata bene. Ok. Grazie. Prego. Il miglioramento genetico è un processo lungo e articolato. In genere chiede da 12 a 15 anni dal momento degli incroci fino alla selezione di una linea o di una nuova varietà. Questi lunghi anni di selezione possono essere accorciati o dimezzati grazie al fitotrone che abbiamo costruito all'interno del nostro centro di ricerca, una cella climatica nella quale abbiamo tutto l'ambiente della coltivazione del riso, intervenendo sulla luce, sulla umidità dell'aria e sulla temperatura. In questo modo, in un anno solare, abbiamo fatto due generazioni della selezione genetica. Ora che fuori è l'inverno, nel fitotrone è l'estate, dove il riso è in fioritura. Beh, le sfide sono tante e guardando al futuro, uno dei obiettivi che abbiamo è quello di offrire a chi soffre di diabete un alimento sano, perché rappresentano più del 10% della popolazione europea. La soddisfazione più grande non è cercare del nuovo, ma cercare e produrre il migliore.